che ti sei avvicinato alla pratica dello yoga, ti invito a guardare il video in cui parlo della respirazione diaframmatica per principianti. Questa pratica di respiro è la respirazione yogica completa, un'altra importantissima tecnica respiratoria. Ci tengo moltissimo a sottolineare il fatto che il respiro è un aspetto cardine dello yoga. Se ci occupiamo soltanto di posizioni, di esercizi, stiamo facendo una ginnastica yoga. E perché è importante? Non è importante soltanto dal punto di vista dei benefici fisici, non poco indifferente come aspetto, ma anche dal punto di vista energetico. Quello che ci insegna la tradizione dello yoga è che c'è un elemento che ci permette la vita, questo elemento è il prana e uno dei principali veicoli del prana è appunto il respiro. Ed è molto interessante osservare quando si sviluppa una capacità di osservare il respiro di una persona. Nei punti in cui il respiro è bloccato, sicuramente lì c'è una qualche questione fisica, qualche blocco energetico, che incredibilmente buona parte delle volte si può allentare o risolvere rieducando il respiro a muoversi in quella parte del corpo. Quindi per esempio nel video sulla respirazione diaframmatica ho mostrato come riattivare il respiro addominale che ci tengo a sottolineare è la respirazione proprio di base fondamentale da recuperare, perché spesso, ecco, più delle volte, per lo più delle persone è molto limitata e in tensione. Se per esempio questa respirazione addominale è limitata, è molto probabile che ci siano questioni di stitichezza, problemi mescolari, mal di schiena, eccetera, che sono tutti sintomi di una cattiva circolazione o limitata circolazione di prana. Quindi un altro elemento, una grande intuizione degli antichi yoghi è che il prana non solo è veicolato dal respiro, ma segue anche la nostra pensiero, la nostra attenzione. Quindi ancora una volta ribadisco quelli che io chiamo uno dei tre segreti dello yoga, che puoi trovare sul mio videocorso gratuito. I tre segreti per una pratica perfetta. L'attenzione, l'ascolto del corpo è determinante, perché dove va la tua attenzione, lì fluisce il prana e lì vai a rigenerare profondamente dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto emotivo e mentale. Quindi la respirazione yogica completa è una respirazione che coinvolge tutte e tre le fasi respiratorie, quindi la respirazione addominale, la respirazione toracica e la respirazione clavicolare. Una respirazione quindi che va a coinvolgere, ad attivare, a stimolare tutti quanti, completamente il nostro sistema respiratorio, che in realtà è uno. Per semplificazione suddividiamo in tre fasi, ma in realtà è uno. Quindi andremo a vedere singolarmente ognuno di questi tre aspetti e poi li andiamo ad unire in un respiro che diventa proprio un'onda profondamente rigenerante per tutti gli organi interni, migliora la digestione, l'eliminazione delle scorie, migliora l'emotività, l'umore, espande e apre la nostra mente e ci purifica da tutte le tensioni, sia fisiche, muscolari che energetiche. Quindi è una pratica che se sei un appassionato di yoga, se ti stai avvicinando allo yoga, ti invito a praticarla assiduamente. Quindi la prima respirazione, la ripeto brevemente, è la respirazione addominale, una respirazione che si svolge appunto soltanto nella parte bassa del corpo. Prima di iniziare, prenditi alcuni istanti, stai nella completa immobilità in una qualsiasi posizione confortevole. Una buona posizione per questa pratica è anche sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate. Ogni volta che inspiri, appoggia una mano sulla pancia e una mano dietro sulla schiena. Ogni volta che inspiri, senti che lo spazio tra le due mani aumenta. Ogni volta che espiri, questo spazio diminuisce. Fai tre respiri profondi in questa posizione. Ok. Ora
mente che apri un attimo di questo respiro addominale, porta le mani ai lati del torace, sempre mantenendo un'attenzione sorridente, rivolgendo tutta la tua presenza al corpo e al respiro. Ad ogni inspirazione senti il torace che si allarga e nell'espirazione si abbassa. La terza fase della respirazione, la respirazione clavicolare, puoi appoggiare una mano appena sotto la gola e una mano appena sotto il collo. Se non riesci a mettere la mano alla base del collo, puoi appoggiare le mani tra le sulle clavicole e le spalle. Senti che ad ogni ispirazione clavicole e spalle si espandono, si sollevano, ad ogni ispirazione si abbassano. È un respiro molto alto, superficiale, un respiro breve. Una volta che hai esplorato, hai sperimentato, padroneggiato queste tre aree del respiro, appoggia una mano sulla pancia e una mano sul petto. E prova a collegare ognuna di queste aree respiratorie come se il respiro fosse un'onda che ti attraversa e ti rigenera. Un respiro che parte dal basso, inspirando. E nell'espirazione pure parte dal basso. Non so se riesci a vedermi dallo schermo, però è un respiro proprio che si muove, addome, a salire, torace, clavicole e poi a scendere, svuoto prima l'addome, plesso solare, torace, clavicole. Inizialmente può essere che senti che questo respiro che c'è un punto che c'è proprio uno scatto, un blocco. Pratica, pratica, pratica e piano piano, bisogna avere pazienza e da un lato e dall'altro è una cosa straordinaria che con la costanza il nostro corpo risponde anche molto molto rapidamente agli stimoli che gli offriamo. Ti ricordo che il respiro quando si manifesta nella sua, diciamo, respiro sano, pieno, è un respiro che si muove in tutte le direzioni. Quindi per facilità appoggia le mani davanti, ma tieni conto che piano piano dovresti riuscire a dirigere la tua attenzione e il tuo respiro anche lungo la colonna vertebrale, lungo i fianchi, nel torace e nella parte alta delle clavicole. Come se ad ogni ispirazione tutto il tronco fosse come una spugna che si ricolma di prana, di energia vitale e ad ogni espirazione si contrae in ogni parte, non soltanto davanti, ma anche dai lati, anche dall'alto verso il basso, anche dietro. In questa contrazione tutte le scorie, tutte le impurità vengono eliminate nell'espirazione. Grazie per la tua attenzione, a presto, namaste.